Ciao, oggi prepariamo un dolce e facciamo i cannoli di ricotta, è un dolce siciliano. Per fare il ripieno dei cannoli c'è bisogno della ricotta, zucchero e gocce di cioccolato. Per la pasta, farina 00, zucchero, burro e marsala. Iniziamo con la ricotta. La ricotta si passa al setaccio. Esce bella sottile, sottile, morbida. Dopodiché si mette lo zucchero. Mescola per bene. E si passa per la seconda volta. E diventa una crema. Aggiungiamo le gocce di cioccolato. Si copre con la pellicola e si lascia riposare un paio d'ore in frigo. Incominciamo a impastare la pasta, farina, zucchero, burro, incominciamo a impastare. Aggiungiamo la marsala. Sempre non c'è una misura precisa di marsala. Fino a quando si impasta bene. La lavoriamo un po'
la lasciamo riposare qualche minuto. Il tempo che riposa. Intanto prepariamo le canne. Si passa burro, tutto uniforme. Così. E questo è fatto. Abbiamo passato il burro perché serve per non fare attaccare la pasta. Questo serve per metterne un pochino nella pasta. E iniziamo a stirare la pasta. Prima 0, si passa per un po'. Mettiamo al numero 6 e stiriamo. Con la formina ovale si taglia la pasta. Sistemiamo le canne al centro. Giriamo questa parte. Al centro si passa un pochino di tuorlo, di uovo. E si appiccica. L'olio già è caldo. Immergiamo i cannoli. Appena sono dorati,
sono già pronti. Fanno sgocciolare. Con i tuoi tovaglioli si prende. Ed ecco qua. Dopo fritti, i cannoli vengono riempiti con la ricotta che abbiamo preparato prima. Si passano nel pistacchio. Mettiamo zucchero a velo. E sono pronti per mangiarle. Yum yum! I nostri cannoli siciliani. Bye bye!